Dai, adesso il tuffo chiave nella gara di Noemi Batki, tuffo dalla verticale, doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Sì, l'ho vista sempre molto decisa, e l'importante è che... Ha lavorato molto nell'ultimo collegiale di Trieste su questo tuffo. La decisione deve essere il giusto compromesso tra il lavoro di braccia e il lavoro di gambe. Non ci deve essere fretta, ma ci deve essere tempismo giusto per portare la verticale con una certa spinta nelle braccia, in modo da avere spazio nella parte finale da poter carpiare e mettersi di nuovo in verticale. Buona la verticale. E molto bene! Tuffo! Andiamo! Potrebbe essere il tuffo decisivo. Andiamo verso una medaglia! È un ottimo tuffo, il migliore che ha mai eseguito. Mai eseguito così bene, brava! 70,40. Allora, ci sono gli 8 e ci sono i 6. Pazzesco. Non capisco i 6, forse i 6. Ha perso leggermente le punte dei piedi. Ma non può essere. Secondo me i due giudici che hanno dato 6 sono il giudice... È l'ucraino, scusa, il lituano questa volta. Ma no, non è da 6 questo tuffo. Vanno via, per fortuna, vanno via quei 2-6 Polonia e Lituania che ci vogliono male, ma noi batteremo anche loro. Tre tuffi sopra i 70 punti per Noemi Batki. Siamo come ruolino di marcia sui livelli dell'Olimpiade del 2012, quando Noemi fino all'ultimo tuffo rimase in corsa per una medaglia. Bastano 59 punti per andare in testa. Lento. Salva. Comunque era un po' scarso, Noemi lento. Noemi recupera. Questa è Gian Figueredo. Cioè, l'ha fatto proprio col contagocce per cercare di cadere, come hai detto tu anche prima, di testa. Però l'ingresso in acqua, oltretutto pulito, senza schitti, gli permette comunque un parziale non, elevato. Non recupera molto Noemi. 2,5 punti. Ne ha 8,30 di ritardo dalla britannica, che però nella quarto tuffo avrà il doppio e mezzo rovesciato. Praticamente da qui alla fine stesso coefficiente. Invertiti 6, però. 6,0 nella somma degli ultimi due tuffi per Batki e Barro. Sì, lei la Barro aveva prima un 2,8 poi un 3,2, invece la Noemi aveva prima un 3,2 poi un 2,8. Quindi è chiaro che Noemi dovrà recuperare il più possibile nella prossima rotazione. La Prokopchuk. Intanto Noemi, avete potuto vedere alle spalle della Prokopchuk salire con l'ascensore, ascensore che non è da tutti avere in una piscina di tuffi. Doppio e mezzo indietro carpiato, coefficiente 2,9 per la Prokopchuk, che deve giocare in difesa. Qui vedere di non perdere troppo, ma rischia di essere lontanissima dalle prime due, dalle prime tre dopo il terzo tuffo. Buono comunque, il tuffo era molto ben eseguito nella parte di volo e lei oltretutto è molto bella da vedere perché ha una linea di gambe impressionante, anche se oltrepassa leggermente la linea di verticale, camuffa piegando le gambe un po' fuori dall'acqua e quindi il punteggio non è elevatissimo. Sono tanti punti di ritardo, sono quasi 20 nei confronti di Noemi Batki e 27, quasi 28 nei confronti della Barrow, parziale di 69,60, e siamo a 3/5 di questa emozionante, bellissima finale con una classifica che insomma deve... da interpretare, ecco, perché poi ci sono anche i coefficienti degli ultimi due tuffi da tener conto, i tipi di tuffi. Certo che c'è distacco fra la prima e la seconda, fra la seconda e la terza, fra la terza e la quarta. Però anche secondo me veramente si giocheranno, se eseguono bene il tuffo ad alto coefficiente di difficoltà, la medaglia o il doppio mezzo rovesciato, che dovranno eseguire tutte e due. Triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato per Noemi Batki. I giochi olimpici sempre nella penultima serie, 68 punti, 80. Se avesse
fatto gli 78-80 punti che ha fatto tante altre volte, sarebbe finita sul podio olimpico. Rimase comunque in corsa per una medaglia, ma all'ultima rotazione a Londra pagò inevitabilmente il 2,8 di coefficiente, perché una cosa è il campionato europeo, una cosa è l'Olimpiade con cinesi, messicane, canadesi, statunitensi, eccetera. Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato per Noemi Batkin. Grande, sì. Noemi! E vai! Grandissima! La medaglia è lì ad un passo, bisogna solo andarla a prendere. Era verticale, ha finito veramente all'ultimo, però c'era tanta verticalità, c'era l'ingresso in acqua senza schizzi. 72 punti per Noemi Batki, che è a 284 con un tuffo ancora da eseguire. 4 tuffi su 4 sopra i 70 punti. Bravissima, soprattutto mettere tensione alla Barro, che questo è l'importante, deve sapere che c'è un atleta che sta contrastando il suo dominio. Che gara, che regolarità. Adesso il momento forse più importante, il doppio mezzo rovesciato raggruppato di Sara Barrow. 53 punti al mattino. Sì, è stata diciamo l'unica pecca negativa nella gara mattutina, anche perché oggi ha già superato il triplo e mezzo avanti, l'altro scoglio. Vediamo, perché lo sa eseguire molto bene, 60... però è anche forse troppo semplice da eseguire per lei. 63 punti, 70 per andare a prendere l'azzurra. E allora, buono, non buonissimo, ce la giochiamo su questo tuffo con Noemi come tuffo finale. 65,80, rosicchia qualcosa ad ogni rotazione Noemi Batki, adesso a 2,10 punti di ritardo. Il problema è che nell'ultimo tuffo ci sono 4 decimi di punto in più di coefficiente per... la barra oltre. È stata brava, perché stava finendo un po' abbondante, ha camuffato molto bene l'ingresso in acqua, richiamando subito sotto il pelo dell'acqua le gambe per evitare che finisse oltremodo abbondante. Siamo vicini, siamo attaccati, purtroppo 5 decimi coefficiente che ci fanno la differenza nella gara potrebbero... Intanto aspettiamo comunque ancora la Prokopchuk. Però c'è ancora la Prokopchuk. Sì. Ed ecco Noemi che sale in ascensore, se la guarda. In questo momento, verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato. Devo dire, Noemi è stata molto concentrata oggi. Credo che non abbia pensato nient'altro che ai suoi tuffi. Non ha visto gareggiare le altre, credo non abbia voluto vedere i risultati delle altre. Impressionante la regolarità, 72, 70,40, 70,40, 72. Sì. Tanto andiamo a vedere se la Prokopchuk può... con questo recuperare, perché 3-3 è il più alto coefficiente di difficoltà. È buono, sì, si recupera, è buono, recupera, perché la sua, il coefficiente. Si mette in scia, arriverà vicino alla Marino, forse addirittura va a scavalcarla con questo parziale. 77, no, è alle spalle della Marino. Sta... però cambia la classifica, effettivamente una gara ancora aperta, sì, molto aperta. Non sono più 27 i punti che separano la Batki dalla quarta, bensì sono quasi 14, che sono comunque tanti. Prokopchuk che però è 3-2 la Prokopchuk, sì, assolutamente, non bisogna sbagliare nulla, perché veramente sono attaccate. Questa, e ripeto, i coefficienti fanno la differenza. Questa è una gara che rivaluta l'Europa al femminile dalla piattaforma, perché ultimamente sinceramente non si è visto niente di particolarmente buono. In Coppa del Mondo la prima è stata la Kauch, quarta, che non è presente, con 330 punti, Prokopchuk settima con 320, Barrow undicesima con 307. Fece meglio la Batkin in semifinale, 319, però purtroppo le valse il tredicesimo posto questo punteggio, quindi non entrò in finale. A World Series invece quest'anno il punteggio più alto di un europeo è stato quello della Prokopchuk a Mosca, 380 punti.
ultima rotazione, ultima serie di tuffi di una gara che ha visto Noemi Batki, credo sempre in seconda posizione. Sì. Noemi Batki, anche per lei doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato. È una situazione da un punto di vista della tensione nervosa che lei conosce, perché è dal 2010 a Budapest, proprio là dove lei è nata, che lotta per l'oro dalla piattaforma. Quindi insomma sa come gestire questi momenti. È un po' passato, un po' abbondante, mannaggia, infatti vedete proprio la testa della mamma che sperava in qualcosa di più. Ha tirato un po' all'inizio, infatti quello che non volevo che accadesse, ha tirato un po' con le spalle inizialmente perché voleva portarlo su. 61,60. Per loro paura che non basti, dobbiamo anche stare attenti. Eh sì, al ritorno con la Marino, e la Prokopchuk diventa ancora più pericolosa avendo coefficiente elevato. Comunque che gara, brava Noemi, 346,40 punti. Certo che è mancato qualcosa proprio con il tuffo a più basso coefficiente di difficoltà, in teoria quello. Non si può dire che l'abbia sbagliato. Sono i tuffi più semplici che però devono essere dosati. E vedi Housden ieri, primo tuffo, doppio mezzo indietro, tuffo più semplice, è un disastro. Intanto vediamo Laura Marino, doppio mezzo avanti carpiato con un avvitamento 75 punti, sono tanti. Sì. Un bel tuffo quello della Marino, mamma mia, siamo lì coefficiente 2,9, deve cercare gli 8,5. Facile che ci siano, no, 66,70. Mamma mia, medaglia sicura per Noemi Batki. Sì, ha perso le gambe durante l'avvitamento, è stato visto e valutato dalla giuria, effettivamente. Noi eravamo concentrati di più sull'ingresso in acqua, che è stato buono, però nella fase di volo, tra l'avvitamento e il salto mortale, si è visto proprio che ha perso le gambe e deve essere penalizzato. Comunque d'ora in poi bisognerà tener conto anche di quest'atleta. La Francia ha trovato l'erede di Audrey Labot, per anni finalista anche mondiale, non solo europea. 59,50. Vediamo. Sì, è oro la britannica. Molto bene, molto brava. Applaude anche Noemi e la mamma, perché comunque è stata costante e sempre a punteggi molto molto elevati. 76,80, questo toglie anche il rammarico per i 6-7 punti persi per strada con il doppio mezzo rovesciato. Assolutamente sì. Fa un grande punteggio la Barrow, 363,70. È altissimo. Nella gara del quarto posto mondiale si fermò a 346. L'anno scorso al quarto posto degli europei ci arrivò con 319 punti. Ai giochi del Commonwealth male, nona con 315 punti, ha fatto la gara oggi. Prokopchuk, doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo. 76 punti per scavalcare Noemi, abbiamo detto prima 3-8, anzi 2-8 e un 7,5. Non gli è uscito fuori l'entrata senza schizzi, tutti quelli che si aspettavano questo, soprattutto i giudici, e quindi ce la giochiamo. È argento, andiamo. Andiamo, medaglia d'argento, brava Noemi. 4 anni dopo Budapest 2010 e poi quattro anni dopo Budapest 2010. Ed ecco la gioia di Noemi, del team italiano. Questo è un grande risultato per i nostri tuffi.
perché siamo stati oro dal metro, argento da 10, lotteremo per le medaglie da 3 e nel sincro donne da 3, insomma, siamo da medaglia, non diciamo di che metallo. La seconda medaglia di questo Europeo 2014 è un argento vivo, vivissimo, quello di Noemi Batki dalla piattaforma, e che viene al termine di una stagione nella quale Noemi è andata avanti, si può dire, a fari spenti, perché non avendo fatto le World Series di grosso le è rimasta soltanto la Coppa del Mondo ed è stata sfortunata perché è rimasta fuori dalla finale per pochissimo, 13esima. Per il resto un paio di puntate nei Grand Prix e solo gare italiane. In Italia vuol dire non avere concorrenza, assolutamente, in questa no. Fase storica. Beh, ha tenuto al meglio di sé per questa gara, per l'occasione più importante. Beh, si è allenata molto bene, ci si è preparati molto bene a Trieste, nella sua Trieste. C'è stato un allenamento collegiale prima della partenza degli europei, appunto, con tutta la squadra che ha lavorato molto. E questo lavoro, il frutto del lavoro paga, e Noemi è arrivata qua con una tranquillità sicuramente che l'ha portata a saltare molto molto bene in finale. No, naturalmente in eliminatoria non si chiedeva nulla, erano già tutte qualificate essendo 11 le protagoniste, però poi la vera protagonista è stata lei nella finale, dove è riuscita a tirare fuori 5 sesti di gara, 4 quinti di gara, sì, eccezionali. 4 quinti di gara a livello di, verrebbe da dire, di medaglia mondiale e olimpica, o quasi. In fin dei conti l'anno scorso si è andati a medaglia ai mondiali con 346 punti, i punti che ha fatto lei oggi. È peccata, un po' in questo tuffo, sì, il tuffo più semplice del resto, dove bisogna dosare le forze, e qui non ha dosato un granché nella parte di spinta dove ha tirato un po' di spalle, e vedete il tuffo che le continua la rotazione. Però stiamo veramente comunque dicendo grandissima, insomma, Noemi, brava, grande medaglia per lei, la quarta medaglia dalla piattaforma dopo l'oro del 2011, un altro argento nel 2010. E poi andando a rivedere i suoi piazzamenti nel 2012, bronzo. Anzi, mi devo correggere, questo è il secondo argento. Eccola, secondo Noemi, argento, un quadrata che sta un andando verso la premiazione. Quattro podi dal 2010, l'unico buco nero l'anno scorso, 2013, con un ottavo posto.